Questo podcast fa parte del Vintage People Network. Vorresti sapere perché Bill Gates ha avuto tutto questo grande successo negli anni Ottanta? Allora ascolta anche tu Hardware Memories. Con Hardware Memories ripercorremo le memorie hardware e software di giornalisti, appassionati, podcaster o collezionisti. Hardware Memories, podcast ufficiale del Museo del Calcolatore di Prato su Vintage People Network. Un caro saluto a tutti, bentornati, questa è Retro Gaming Lives. Io sono Roberto, con me c'è Piermarco. Ciao Pier. Ciao Robby, ciao a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua per una nuovissima puntata. Finalmente oggi torniamo a parlare di un bel numerino di giochi, perché ne abbiamo in scaletta addirittura 4, dico bene? Sì, uno in più rispetto alla nostra media. Ecco, sì, perché abbiamo giocato tanto. Io questa settimana devo dire che ho giocato veramente tanto, ma tutti titoli molto vecchi, per cui non ho veramente tante novità da portare. Tu invece so che ti sei dato da fare, ho visto che hai avuto parecchia carne sul barbecue questa settimana. Esatto. No, anche perché ci sono state un bel po' di uscite interessanti nelle ultime 2 settimane. Ancora ne verranno di uscite interessanti in vista dell'estate, poi ci sarà diciamo la solita pausa estiva tra metà fine giugno e fine di agosto, quindi adesso si stanno sovrapponendo un po' di uscite interessanti. E meno male, così non ci annoieremo quest'estate, avremo un sacco di cose con cui giocare. Meno male. Va bene, dai, bando ai convenevoli, direi che possiamo partire subito col primo titolo di questa sera, di quest'oggi, che se non erro è un titolone che aspettavamo da anni. Sì, in realtà è la versione console di quel titolone, nel senso che già la versione PC era uscita poco tempo fa, però si tratta dell'edizione remaster di System Shock, una del 1994, che insomma ha fatto storia, perché di fatto si tratta di un FPS in prima persona con elementi da gioco di ruolo non banali, e un set un po' alla Blade Runner / Tron. Sì, tra l'altro 1994, Pier Marco, che periodo d'oro era quello, vero? Ogni mese c'erano delle novità da un punto di vista sia tecnico che di game design che ci facevano sobbalzare sulla sedia e ci facevano sognare di avere un PC da combattimento, che per l'epoca si parla di 486, non è che si parlasse di chissà cosa, ma erano costosissimi e gli amici che potevano giocare magari con una grafica fluida erano molto molto invidiati da me. Non so tu, ma io mi ricordo che System Shock sul mio povero 486 faticava. Io ai tempi il PC non ce l'avevo neanche, sono partito con i PC, la mia storia dei PC, come sai, inizia all'incirca nel 95, però quando ho iniziato io c'erano già i Pentium. Sì, però l'avrai visto su qualche PC di qualche amico, tipo a casa di Luca, penso che l'avrai visto, no? Sì, ma era comunque, lo è stato ancora per anni, il periodo in cui, quando si parlava di titoli 3D, di cui chiaramente Doom e i vari cloni di Doom erano i punti di riferimento assoluti, i PC su cui giravano erano PC che comunque, soprattutto quando i giochi erano un po' più pompati, facevano grossa fatica, insomma. Da quell'anno in poi, anche poi con Quake e il Duke Nukem, quelli che sono usciti insomma in quegli anni, erano tutti titoli che
erano stati progettati per i PC del futuro. Sì, è vero. No, no, è vero, spingevano proprio i PC a svilupparsi per poter stare dietro alle richieste che avevano questi giochi. È un dato di fatto, eh. Tu ti facevi un PC nuovo e dopo 3 mesi dovevi metterci mano per comprare qualche pezzo che migliorasse le prestazioni, che fosse la scheda grafica, che fosse più, semplicemente più memoria o uno schermo che potesse reggere certi tipi di grafica, perché anche quello, ricordiamoci che un tempo i monitor dei computer andavano cambiati, se non reggevano più l'alta risoluzione. Mamma mia, che tempi. E io tra l'altro mi ricordo di questo gioco, caro Pier, che non era un gioco però in stile Doom, anche se in soggettiva era più un'avventura dove era necessario manipolare un sacco di oggetti, sentire un sacco di registrazioni e cose di questo tipo. Infatti la cosa incredibile è che non solo era già avveniristico per i tempi in cui era uscito, perché poi ne parliamo più in dettaglio, però diciamo che la carne al fuoco era tantissima. Ancora oggi, giocandolo, ci si rende conto di quanto fosse un gioco vario e a suo modo profondo, non solo per i tempi che magari noi ci ricordiamo perché li abbiamo vissuti, ma molti dei nostri ascoltatori magari non li avranno vissuti come li abbiamo vissuti noi o non li avranno vissuti del tutto. Anche rispetto ai titoli di oggi risulta, per essere un titolo da first person shooter, perché comunque di fatto lo è, risulta un titolo incredibilmente profondo, soprattutto per i livelli, per le architetture, per le mappe e per il modo di muoversi e di progredire all'interno di questi livelli, per cui ci sono stanze segrete, scorciatoie, ascensori, c'è veramente di portali da aprire, c'è veramente di tutto. È qualcosa di... Poi tra l'altro questa remaster è stata fatta con i controfiocchi. Io mi ricordo che avevo letto recentemente anche un'analisi di Digital Foundry, che è il sito proprio specializzato nelle analisi delle componenti tecnologiche, insomma fare un'analisi tecnologica su quella che può essere una remaster, cioè è abbastanza impietoso normalmente, certo, perché certo, magari cambiano poco e nulla. Invece in questo caso applausi, nel senso che oltre ad aver utilizzato la Unreal Engine hanno sfruttato un sacco di effetti che comunque non esistevano nell'originale. E poi a me quello che piace tantissimo di questo gioco, già dallo schermo, proprio dalla splash screen dei titoli, dove c'è questa stazione spaziale, è la gamma che è stata utilizzata con colori fortemente accesi in contrasto, soprattutto il rosso, il blu, l'arancione. E quindi c'è questa estetica neon molto forte, molto d'impatto, che a me piace tantissimo. Credo che sia il gioco che si avvicina di più all'estetica vista in titoli come Tron Legacy o comunque del periodo fantascienza un po' anni 80. E infatti in questo titolo sei praticamente un hacker che... Cioè c'è all'inizio una specie di scenetta non interattiva, insomma vieni catturato, sei nel futuro, vieni catturato da queste guardie di questa corporazione che ti obbligano a, diciamo, eliminare, tra l'altro un tema abbastanza attuale, eliminare quelli che sono tutti i blocchi che sono stati messi a questa potentissima intelligenza artificiale. Per cui alla fine questa intelligenza artificiale si scatena e tu ti troverai a doverla contrastare, quindi a doverla poi riuscire a eliminarla del tutto, dopo essere stato appunto tu probabilmente l'artefice di questo suo scatenarsi, anche se artefice involontario. Ti trovi all'interno di questa stazione spaziale e, a parte il fatto che chiaramente muovendoti in questa stazione trovi nemici di tutti i tipi, da zombie che sono stati infettati da questi virus cibernetici, a robot, telecamere di sicurezza piuttosto che droidi con tanto di cannone incorporato che cercano di farti fuori, e avrai la possibilità di armarti partendo dalla classica spranga di ferro per arrivare a pistole di tutti i tipi, e raccogliere anche dei moduli che installerai direttamente sul tuo corpo, che ti permetteranno di potenziare varie abilità.
In tutto questo ci saranno anche delle incursioni nel cyberspazio che sono particolarmente spettacolari, perché ricordano un po' quello stile di navigazione a 360 gradi classica di alcuni giochi, sì. Tipo Descent, per dirti. Tipo, scusa? Il vecchio Descent. Ah, ok, Descent, certo. Che faceva venire anche un po' di mal di testa se non eri abituato ai comandi, perché non si capiva dove era l'alto o il basso, era abbastanza ostico, almeno per me. Sì, sì, andando a 360 gradi anche in questo caso ti tuffi praticamente in tutte le direzioni. E beh, ti troverai anche a risolvere vari enigmi per trovare codici, sbloccare porte. Infatti, come dicevi tu, ci sono un sacco di collezionabili, di registrazioni da ascoltare, di messaggi da leggere e anche di oggetti e di risorse da raccogliere. È pienissimo di, sembra quasi un survival da quanti oggetti ci sono, in stile, sai, con le classiche meccaniche di crafting. In realtà qui gli oggetti che raccogli, se non li puoi direttamente utilizzare, perché hai anche un bel inventario che tra l'altro ti puoi organizzare a seconda degli spazi che ti rimangono, che può contenere armi piuttosto che munizioni, piuttosto che bombe a mano di vario tipo, piuttosto che potenziamenti o cure del momento. Queste varie risorse che raccogli puoi in qualche modo riciclarle in appositi, diciamo, in apposite zone, per guadagnare dei crediti che poi ti spendi per acquistare sempre potenziamenti o diciamo energizzanti del momento. Mm-hmm. Poi è un titolo veramente veramente immersivo, profondo, e a cui secondo me ormai non siamo più abituati. Cioè i giocatori di oggi sono abituati a titoli molto più lineari e molto più, non dico semplici, però diciamo semplificati. Però guarda, io mi ricordo che anche il primo, cioè quello originale per PC, era un gioco molto complicato. Io ho trovato sempre molte difficoltà a giocarci, infatti l'ho abbandonato, diciamo, dopo poche ore, perché era veramente difficile gestire tutto quello che c'era da fare, capire dove dovevi andare, cosa dovevi fare. Non era un gioco semplice. Oltre a questo, ovviamente dovevi anche scontrarti con quelli che sono i nemici, che poi fondamentalmente sono dei robot, no? Ci sono anche dei mostri tipo mutanti, però fondamentalmente c'erano dei mezzi meccanici che mi facevano sempre il mazzo. Io l'ho trovato difficile quel gioco, e mi stavo chiedendo, che tu sappia, se uno sa la soluzione del vecchio originale, qua è uno a uno la questione, o hanno cambiato delle cose? No, è una versione rimasterizzata dal punto di vista tecnico, infatti è fluidissimo, è godibilissimo con tutti gli effetti, sembra quasi un gioco fatto oggi. Oggi, sì. Mm-hmm. Gioco triple A, però comunque un gioco almeno doppia A, che fa la sua dignitosissima figura. Poi ripeto, con gli accorgimenti legati per esempio alla gamma e a tutto il resto, per me guadagna a livello soggettivo un sacco di punti come atmosfera. È un gioco con tra l'altro appunto delle atmosfere horror, perché di fatto, anche se ci sono sti robot, la presenza di questi mostri, tu hai definito mutanti, a me sembrano una sorta di zombie, perché comunque sono abbastanza lenti e se sono morti di fatto, sono corpi morti in attesa di essere trasformati in servi cibernetici di questa intelligenza artificiale, si chiama Shodan. E quindi ci sono anche dei momenti di grande tensione e di emozione. Io non mi sono perso, nel senso che le mappe sono molto complesse, ricordano un po' appunto i vari Doom e Quake, insomma non erano certamente delle mappe lineari, però c'è sempre una mini mappa presente sullo schermo, che tra l'altro con le opzioni di accessibilità puoi decidere se tenere orientata in modo fisso oppure se visualizzarla, diciamo, rotante a seconda di dove tu sei girato, quindi o con il nord sempre fermo oppure che si orienta a seconda di dove tu stai guardando. E quindi non, il bello secondo me di questo gioco è proprio questo, alla fine, che ti dà questa profondità che altri FPS anche con componenti ruolistiche non ti danno. Uh-huh. Perché all'interno di uno stesso livello ci sono, essendo questa struttura, questa stazione spaziale organizzata in piani con vari livelli di accesso, tu diciamo che recuperi delle, cercando bene, se sei così bravo da trovarli, recuperi delle classiche
schede e tessere di accesso che ti permettono di aprire delle porte particolari di varie zone, piuttosto che appunto diminuire i livelli di sicurezza, cosa che devi fare anche distruggendo telecamere e vari computer in modo da poter avere accesso anche ad altre zone, per cui i livelli sono tra di loro tutti collegati, e l'esplorazione, non essendo un'esplorazione lineare, ti lascia sempre molta libertà. Poi il fatto che ci sia nella minimappa una sorta di fog of war ti fa capire anche dove ancora devi andare, cioè non ti visualizza tutta la minimappa anche delle zone che non hai visitato, ma te la colora, quindi te la visualizza mano a mano che esplori, il che ti aiuta anche a capire dove devi ancora andare, certo le parti che devi ancora vedere. Sì, non mi ricordo se c'era la mappa nell'originale, mi sa di no, sai? Io ai tempi non l'ho giocato. Io l'ho giocato e mi ricordo che mi perdevo, per cui mi viene l'idea, può darsi che mi sbagli, ma forse ce n'era una in wireframe ma non si capiva nulla. Guarda, era veramente un gioco complesso. Sono sicuro che molta della complessità era dovuta al fatto che il motore grafico facesse fatica, almeno col computer che avevo io, e comunque la grafica, per quanto fosse bella e avveniristica, era piuttosto impastata, c'erano pixel diciamo ancora non smussati dalle moderne schede grafiche, per cui era anche difficile riuscire a capire veramente bene dove fossero gli oggetti, le uscite, e forse anche la mappa soffriva di questo problema, per cui io me lo ricordo un po' come una sofferenza questo gioco. Invece vedendo le immagini di questa remastered, porca miseria, se fosse stato così fin dall'origine probabilmente ci avrei passato la vita su questo gioco. Allora, in origine, quando è uscito, a parte il plauso della critica, non è stato accolto in maniera super entusiastica dal pubblico, proprio per i motivi che stavi dicendo tu. Negli anni le cose sono chiaramente migliorate, soprattutto per l'evoluzione hardware, è stato rivalutato fino ad arrivare allo status di cult, poi addirittura è stato fatto un seguito, e adesso questa remaster ha avuto un'ottima accoglienza, perché in effetti diciamo che dal punto di vista tecnico è fantastica. Sì, vedo. Dai, interessante. Non so se mi attira, perché appunto ho il ricordo di una certa sofferenza nel giocare questo gioco. Però devo dire che è bellissimo vedersi, proprio bello, con questi neon verdi, blu e rossi, come hai detto tu, che tagliano l'oscurità dei vari ambienti. Molto, molto interessante, molto interessante. Bene, quindi tu lo consigli naturalmente questo gioco, non solo a chi ha conosciuto l'originale, ma anche a chi volesse provare qualcosa di un po' diverso. Sì, no, infatti io rientravo in questa categoria, perché ripeto, l'originale lo avevo lisciato per un anno e quindi me lo ero perso, e questo me lo sto godendo tantissimo, e mi sono tra l'altro esaltato la prima volta che sono entrato nel cyberspazio, perché è proprio curatissimo, per cui sei in questa specie di struttura che galleggi senza gravità muovendoti tra questi cunicoli con i classici bot che ti sparano o cercano di venirti addosso per esplodere. Sì, è vero. Sei questa entità che tra l'altro si dota di una serie anche qua di armi, ma anche di difese. Per esempio puoi lanciare delle esche che simulano la tua immagine per fare in modo che i nemici sparino all'esca, piuttosto che teletrasportarti. Insomma, anche la sortita nel cyberspazio è fatta talmente bene ed è talmente spettacolare che potrebbe essere tranquillamente un gioco a sé stante. Mm-hmm. Interessante, molto interessante. Beh, chi lo sa, magari se mi capita un'occhiata ce la do, se non altro per portare a termine un gioco che ho iniziato nel 1994, ma che verso la metà mi aveva un po' esasperato e l'avevo lasciato lì. È un classico, comunque, veramente un classico che merita un'occhiata, assolutamente. Tra l'altro è stato prezzato, secondo me, in maniera assolutamente corretta, perché non ha né il full price da gioco nuovo, né il budget price da gioco indipendente, è la classica fascia media da 39,99€, quindi da 40€, che secondo me lo inquadra in maniera perfetta. Sì, assolutamente, a prezzo pieno probabilmente, essendo un remake, anzi scusa, una remastered, sarebbe stato un po' eccessivo, sono d'accordo. E sì, mi viene da pensare che invece ci sono tanti altri che ripropongono sempre gli stessi giochi a prezzo pieno, ma è un altro discorso.
Eh sì, chi ha detto Nintendo? No, non ho assolutamente detto, nessuno l'ha detto. Ciao Nintendo, siamo qua, noi ti vogliamo bene. Eh sì, è successo giusto in questi giorni, appunto nello stesso periodo di System Shock con Paper Mario. Sì, anche quello, effettivamente. Di che anno era l'originale? Del 96? Ma ne sono usciti un po' di Paper Mario. Qui è la versione GameCube, che tra l'altro... Okay. Non era mai stato rimasterizzato rispetto a Origami King o agli altri, però ripeto, migliora la grafica e il gioco però viene venduto a prezzo pieno come se fosse un gioco nuovo. No, ma fanno bene, perché io personalmente ho sentito un sacco di gente che lo aspetta come il messia questo gioco. Oddio, quanto mi manca, quanto lo voglio, è un gioco di 30 anni fa rimasterizzato. Vabbè, comunque lasciamo stare, dai, non facciamo polemiche, ognuno ha i suoi gusti, è giusto che goda dei giochi che preferisce, no? E che lo paghi, sì. Anche e che li paghi anche se secondo lui merita. Quello siamo d'accordo, è sulla fascia di prezzo che magari, che vuoi che ti dica. Non diciamo niente. Va bene, dai, possiamo archiviare allora questo System Shock Remake, che finalmente è arrivato su PlayStation 5 e che quindi, chissà, prima o poi magari ci metterò zampa. Però ricordiamo appunto che non è un first person shooter nudo e crudo, è un gioco che richiede un certo impegno, anche solo per capire dove bisogna andare e cosa bisogna fare. No, non tanto, non è proprio così, nel senso che quello che, cioè, dove devi andare e cosa devi fare è sempre molto chiaro. Però non è un gioco, non è un'esperienza guidata. Ecco, quindi non è un'esperienza guidata, giusto. Esatto, quello che lo distingue rispetto alla maggior parte dei titoli che ci sono oggi, indipendentemente dal genere, ma a maggior ragione quando sono dei giochi dove si spara con visuale in prima persona, che ormai sono giochi da corridoio praticamente. Sì, è vero. Stanza corridoio, stanza... Qui invece hai veramente delle architetture, in delle strutture esplorabili con stanze, stanzette, deviazioni, passaggi, quindi... La cosa che un po' può disorientare è questa incredibile vastità e quindi anche libertà di scelta nel come affrontare un livello o nel cosa vedere di un livello. Però è assolutamente user friendly, perché per esempio salvi quando vuoi, in qualsiasi punto, se muori ricominci dal salvataggio automatico piuttosto che da quello manuale che ti sei fatto, quindi è un gioco assolutamente godibile. Con in più questo bonus della profondità che per i titoli di oggi è qualcosa di rivoluzionario. Infatti fa sorridere pensare che tanta varietà, tanta profondità sia stata data a un gioco del 94. Sono passati 30 anni. Sì, 30 anni esatti. Esatto, sono 30 anni e oggi sembra che i titoli siano in confronto siano titoli per bambini, diciamo proprio le cose come stanno. Non voglio dire per titoli che mirano a un utente con un quoziente intellettivo più basso, questo no, però sicuramente dei titoli molto, molto semplici e un po' banali in confronto a un titolo come questo. Va bene, dai, allora direi che possiamo quindi archiviarlo e passare al gioco successivo a questo punto. Cosa ne dici? Yes! Yes, che è ancora un titolo a cui hai giocato tu e che, se ho capito bene, sei riuscito anche a platinare. Esatto, l'ho platinato. Tra l'altro questo è un titolo... Scusa, ti interrompo. Se lo platina Piermarco vuol dire che è un gioco veramente figo, diciamo, no? Perché tu non è che platini tutto, platini solo quello che veramente merita. Sì, che mi coinvolge, poi che merita sì, secondo me, quanto me. Però questo è un titolo che ha avuto un'accoglienza entusiastica. Pur essendo un indie, è un titolo che ha avuto un'ottima accoglienza, infatti sono contento perché se la merita. Tra l'altro è un titolo piuttosto bizzarro, perché si tratta di, diciamo, principalmente, ma non solo, poi diremo perché, ma principalmente si tratta di un'avventura 3D, di un'avventura con fasi platform e una forte componente narrativa, che a me ha tratto in inganno, perché dal trailer che io avevo visto già da mesi pensavo che fosse un horror. Perché si tratta, cioè la protagonista del gioco si chiama Indica. Ecco, diciamo il titolo, Indica. Esatto, la protagonista è una suora, una giovane suora che parla col diavolo, o meglio il diavolo le parla, lei ogni tanto gli risponde.
E quindi vedendo il trailer, vedendo queste prospettive volutamente distorte nel trailer, questa grafica oscura, diciamolo, sì, una grafica oscura. Non dico proprio in bianco e nero, però con delle tonalità spente. Sì, quindi, sì, è tutto inquietantissimo, devo essere sincero, molto inquietante. È chiaro che dà l'idea di un horror. Invece non lo è. Invece è diciamo che oggettivamente è grottesco, il genere è grottesco, ricorda un po' le atmosfere, non per niente gli autori sono russi, le atmosfere di create da romanzi come Il maestro e Margherita, c'era il diavolo anche lì, Il maestro e Margherita di, chi l'ha scritto? Bulgakov? Se lo dici tu, mi fido, sei tu quello letterato dei due, sei tu il professore, mi fido. Se vuoi vado a vedere, comunque. Sì, no, controlla. Certo, sto controllando, dai. Intanto vai avanti. Comunque, allora, la storia è questa. Tu sei questa giovane... Sì, è Bulgakov, te lo confermo. Esatto. Tu sei questa giovane suora che praticamente si trova in questo convento. Infatti la cosa comincia con questa suora che inizia ad avere delle strane visioni, perché durante le varie preghiere, per esempio, vede la madre priora che le si apre la bocca ed esce fuori una suora più piccola che saltella si capisce che è tormentata, e c'è questo diavolo che le parla, e poi il diavolo di fatto è una sorta di voce fuori campo che fa anche un po' da narratore della storia. Mi ha ricordato molto alla lontana, però come tono un po' sfottente, mi ha ricordato il narratore di quel fantastico gioco PC che abbiamo recensito e che a me piace tantissimo. Lo ricordi? Quello di cui abbiamo parlato 2 settimane fa? No, quello di cui abbiamo parlato l'anno scorso, di cui era uscita la famosa Remastered su PlayStation 5. E dimmi tu, perché non mi ricordo di quale titolo stai parlando. Vediamo se ci arrivi. Che c'era quel famoso impiegato che stava nell'azienda. Ah sì, Stanley Parable. Ok. Stanley. Ce l'ho fatta. Esatto. In questo caso, chiaramente, quello era proprio un gioco che si basava tantissimo sulla narrazione fuori campo, anzi, certo, principalmente su quella. Qui non ha questo ruolo così determinante, però c'è. Però lo caratterizza comunque. Esatto, la caratterizza. Infatti, ci sono dei momenti in cui addirittura durante il gioco, diciamo che il diavolo, tra virgolette, prende il sopravvento, nel senso che comincia un po' ad uscire fuori dal seminato, si esalta e quindi tu, per farlo rientrare nel limite dell'accettabile, quindi devi metterti a pregare, perché proprio ci sono dei momenti in cui lo schermo cambia completamente, diventa rosso, si spezza il livello, proprio si aprono delle crepe come se andassi all'inferno. E tra l'altro, quindi per calmare questa ira devi metterti a pregare. No, non è che sia proprio un'ira, anzi ti viene comoda per risolvere dei puzzle ambientali, perché poi di fatto tu inizi appunto dal convento, e tra l'altro ti fanno fare dei lavori super ripetitivi apposta per farti entrare nel mood della suora che viene un po' maltrattata dalle superiori, che fa vita umile e sottomessa. Esatto, per cui ti dico per esempio di andare a prendere l'acqua nel pozzo. Sì, vedo quella ventina di volte che impazzisci. Però, vabbè, allora ha senso che senta le voci a un certo punto, poverino. Sì, però lo fai. Insomma, a un certo punto l'inizio del gioco, cioè l'inizio della storia vera e propria, si ha quando le viene affidata sta missione, cioè quella di consegnare una lettera fuori dal convento, un patriarca di un convento vicino. Lei esce fuori da sto convento in mezzo a questa campagna russa innevata, tra l'altro l'ambientazione è quella di una sorta di Russia alternativa di fine 800, alternativa perché ci sono dei particolari che non sono per nulla realistici, quindi è come se fosse una sorta di corso, anzi per esempio mi viene in mente la bicicletta a vapore, quindi c'è cosa quasi di steampunk in alcune zone, oppure di situazioni di guerra che un po' anticipano quella che sarà da un certo punto di vista la Seconda Guerra Mondiale. E infatti è un gioco molto allegorico. Comunque, mentre sei fuori in questa campagna per consegnare sta lettera, incontrerai un soldato in fuga
e deciderai di aiutarlo, e quindi alla fine diventerete due fuggitivi, lui perché è ricercato e tu perché non ritorni al convento e lo aiuti, e farete sto viaggio in queste location del tutto bizzarre, una su tutte sta fabbrica di pesce con questi pesci enormi, più grossi della balena di Pinocchio, e mentre fate questo viaggio tu dovrai, vabbè, risolvere enigmi. Ci saranno enigmi proprio legati più che altro a delle macchine da manovrare, ci saranno anche delle fasi platform, e soprattutto ci saranno degli intermezzi che sottolineano ed evidenziano ancora di più la natura bizzarra del titolo, in pixel art, squisitamente pixel art 2D livello 16 bit, coloratissimi tra l'altro rispetto, mi pare, a tutto il resto, contrasto che praticamente sono contestualizzati come ricordi della vita passata di Indica, cioè di quello che poi l'ha portata a diventare una suora. E io, senza fare troppi spoiler, dico suo malgrado. Comunque è un titolo che riesce a stupirti, a sorprenderti, ha anche una sua ironia, ed è un titolo che alla fine dal punto di vista narrativo è molto interessante, perché c'è questa storia, tra l'altro con un finale soprattutto poco prima della fine abbastanza inaspettato, quindi è un titolo che sicuramente consiglio, che a me è piaciuto molto sia giocare che anche platinare. Allora, scusa, la domanda d'obbligo che io faccio sempre, perché lo sai che sono fissato: l'aspetto ludico di questo gioco quindi si può riassumere in diverse fasi, no? Ce n'è una esplorativa, che è quella, diciamo, con la grafica cinematografica, e poi ci sono delle fasi platform in stile pixel art alla Super Mario, praticamente? No, perché le fasi in pixel art soltanto forse due sono platform, perché poi ce n'è una in stile Pac-Man, proprio Pac-Man, ce n'è una in stile Frogger. Ma quindi, scusa, sono come dei minigiochi inseriti all'interno di una narrazione? Sì, esatto. Sono come dei minigiochi che in realtà rendono quindi molto vario il gameplay, proprio perché spezzano questa normalità che poi è quella dominante nel gioco a livello di meccaniche, dove tu esplori i livelli per arrivare alla fine del livello, risolvendo enigmi per superare degli ostacoli, raccogliendo collezionabili, perché ci sono anche collezionabili tipo icone sacre e altri oggetti particolari, e chiaramente anche facendo dialoghi di vario tipo con i personaggi, e quindi questi minigiochi che però sono contestualizzati, perché servono a spiegare attraverso il minigioco, diciamo, delle fasi della vita di questa suora prima che fosse, tra virgolette, costretta ad andare in convento. E al di fuori dei minigiochi, invece, il resto del gioco è più che altro un walking simulator, o c'è qualcosa da fare? No, anzi, è proprio pieno di enigmi. Ah, pieno di enigmi, ok. Sì, e sezioni platform. Ma sai che... Scusa... Anche in 3D, perché fondamentalmente, appunto, per esempio il fatto che in certi momenti, quando vai, tra virgolette, all'inferno, il livello si spacca, cioè, che poi ha anche questo qui un significato allegorico, perché Diabolos vuol dire colui che divide, no? Mm-hmm. Il nome del diavolo. Comunque il livello si spacca e si muove, e quindi si creano delle architetture che ti permettono di raggiungere dei punti che invece non sarebbero raggiungibili altrimenti. Tra l'altro tu puoi alternare questa fase di preghiera alla fase demoniaca, e quindi come se ti spostassi utilizzando queste spaccature nel livello, poi le fai ricomporre, arrivi in certe zone, poi le spezzi di nuovo e arrivi in altre zone. E ci sono comunque dei punti, soprattutto quando arrivi nei livelli quasi finali della cattedrale, dove ci sono ascensori incrociati tra di loro, che insomma devi raggiungere dei punti utilizzando magari delle scale piuttosto che a pioli, piuttosto che delle casse su cui salire, per cui diciamo che è un gioco che ha molto poco del Walking Simulator, è proprio una classica avventura grafica, però in 3D, dove devi appunto capire come proseguire nel percorso superando questi ostacoli ambientali, e quindi di conseguenza risolvendo dei puzzle ambientali. Però ciò che lega
che giustifica, diciamo, questo viaggio, questa esplorazione, questa risoluzione di enigmi, è una narrazione di alto livello, di buon livello, perché la storia praticamente di questa suora e di questo soldato in fuga. E c'è un contrasto tra questi due personaggi, perché lei parla col diavolo e lui parla con Dio. Quindi sono proprio due personaggi perfettamente complementari, tra cui magari potrebbe sorgere anche un'intesa romantica, chissà. Non diciamo nulla apposta per non spoilerare troppo, però diciamo che la parte narrativa, anche per come è stata realizzata dal punto di vista delle tematiche, dei dialoghi, e quindi anche la direzione artistica a livello visivo, è particolarmente incisiva. Tra l'altro il gioco è bizzarro non solo in questa commistione di questo stile 3D molto realistico, perché al di là della palette spenta, che quindi vuole essere ancora più realistica, utilizza proprio delle texture digitalizzate, quindi sia per i volti dei personaggi che per gli oggetti è quasi tutto digitalizzato, e questo fa un contrasto ancora più forte con le fasi invece in pixel art volutamente finte, proprio perché la pixel art è proprio l'opposto del realismo. E in tutto questo facci anche inserire una colonna sonora di musica elettronica che quindi non ti aspetteresti mai. Un gioco con questo contesto, e hai una buona idea del motivo per cui secondo me la migliore definizione non è certamente horror, ma è grottesco. Sì, grottesco. Allora, io ho solo una domandona finale. Mentre sto guardando le immagini, che mi fanno un effetto strano, sembra di vedere la corazzata Potionchi con in mezzo dei punti in cui si gioca a Super Mario o a Castlevania, quindi è veramente una cosa molto molto strana, no? per questo contrasto tra le parti, diciamo, con grafica digitalizzata da quella invece in pixel art. Vedo che in molti punti c'è un indicatore su schermo di tipo come dei cristallini, cioè tipo 800 su 700. Che cos'è quello? Quella è un'altra. Mi piace che mi fai queste domande, perché io chiaramente non entrerei così nel dettaglio. Però in realtà sono degli assist queste domande, perché quella lì è un'altra delle cose che mostrano quanto voglia essere apertamente grottesco il gioco. Cioè, tu fai una serie di azioni. Alcune in maniera quasi involontaria, altre volutamente guidate, per superare certi ostacoli, per risolvere certi enigmi, che ti danno una sorta di punteggio. Tra l'altro questo punteggio, con questa specie di esagono dorato che si manifesta sullo schermo anche nei livelli realistici, pur essendo una sovrimpressione, un'icona spudoratamente in pixel art, ti dà questi punti con cui fondamentalmente, grazie a questi punti, tu puoi far progredire, almeno in apparenza, le abilità di Indica lungo una specie di skill tree che vuole imitare, chiaramente prendendo assolutamente in giro, le dinamiche dei giochi di ruolo. Perché hai dei bivi dove ti scegli dei poteri che possono essere legati, per esempio, all'acquisto di altri punti, piuttosto che a dei bonus quando ti metti a pregare, ma in realtà è tutta una presa in giro, perché infatti a un certo punto ti spunta un messaggio, perché tra un livello e l'altro ci sono delle schermate nere con delle frasi, piuttosto che dei messaggi, piuttosto che delle citazioni, ti spunta un messaggio che ti dice che raccogliere punti è inutile. Chiaramente detto in inglese è più incisivo, perché sì, dice points is pointless. Sì, c'è il gioco di parole, chiaramente. Però continui a farlo. Continui comunque a farlo nel gioco, perché questa è un po' una presa in giro degli automatismi a cui ormai da giocatori siamo talmente abituati che comunque gli corriamo dietro in un modo o in un altro. Cioè, ti viene comunque voglia di accumulare punti, anche perché tutte le volte che fai azioni sbagliate di un certo tipo, poi questi punti li perdi. Quindi, anche se è una cosa inutile, tra l'altro non ti fa fare neanche degli achievement, dei trofei, per cui è proprio inutile. Però c'è ed è un'altra degli altri elementi di assoluta bizzarria
di questo gioco grottesco. Va bene, dai, direi che è un gioco breve, perché mi sembra che sia piuttosto breve, ma intenso, no? Per le emozioni, per le sensazioni che può darci, se non altro appunto per questo continuo contrasto tra tanti elementi che apparentemente non ci potrebbero stare insieme. La musica elettronica, tra l'altro, mi ha interessato come argomento, quindi andrò ad ascoltare qualcosa su YouTube, sono veramente curioso. Sì, non è la classica musica elettronica con dei temi particolarmente emotivi o trascinanti, è proprio quasi una musica elettronica da operetta, mm-hmm. o come se fosse una musica da band, un po' da fanfara, cioè vuole essere anche quella una presa in giro, non ci sono dei temi trascinanti. Ci sono dei commenti musicali che sottolineano spesso il tono tragicomico del gioco, perché è un gioco tragicomico, questo soldato l'ombra in crena, cioè succede di tutto, succedono le cose più assurde in questo titolo, però è un titolo che secondo me è della giusta durata, in realtà, cioè non è cortissimo, non è neanche lungo, è un titolo che comunque in 4-5 ore lo finisci. Mm-hmm. Poi se ti interessa quanto ha colpito me, magari ti metti a collezionare trofei con delle sfide abbastanza divertenti e anche assurde, come quella di farsi divorare da un cane mentre mentre stai pregando. Non è facile, in realtà non è facile come può sembrare. Però ci sei riuscito, bravo, bravo. Così si fa. Beh, spero che si possa caricare salvataggi, cioè che se muori non ti tocchi rifare tutto da capo. No, ci sono, diciamo, dei checkpoint. Okay. Quello che non mi aspettavo, una volta intuito il gioco, quello che non mi aspettavo è che i puzzle, gli enigmi da risolvere, fossero di livello così apprezzabile, cioè mi aspettavo che fossero quasi una scusa per poterti fare progredire nella narrazione, invece in realtà ti spingono a usare il lateral thinking in maniera più o meno elaborata fin dall'inizio, cioè il primo enigma che incontri è già un enigma, non è difficile, però è già un enigma in cui, se non utilizzi l'osservazione, il lateral thinking, e vai quasi in maniera automatica per risolverlo, non ci riesci. Capisco. Va bene, dai, quindi un gioco che ti ha soddisfatto decisamente, sotto tanti punti di vista. Poi a te piacciono le cose un po' artistiche, un po' strane, un po' stravaganti, che insomma in un certo qual modo ti sorprendano, perché ormai, caro Pier, ci sono poche cose che ci sorprendono, e quindi benvengano giochi come questo. Oggi i titoli di cui parliamo oggi, almeno i miei, ma penso anche il tuo, sono tutti titoli che sicuramente, dal punto di vista dell'atmosfera e del valore artistico, ci hanno sicuramente sorpreso. Abbastanza. Se vuoi passiamo al mio, quindi, a questo punto. Esatto. Allora, io mi sono cimentato per un po' con un bel gioco di ruolo di matrice giapponese, ma non fatto da dei giapponesi. Cioè, è un gioco prodotto dal Sabotage Studio, che è uno studio canadese, che però ha preso e, diciamo, scimmiottato in tutto e per tutto quello che è il canovaccio tipico, sia dal punto di vista della trama che anche proprio della produzione artistica, dai giochi di ruolo giapponesi 16-bit, quindi quelli della gloriosa epoca Super NES e i primi per PlayStation, prima che arrivasse il 3D prepotentemente. Sto parlando di Sea of Stars, che è un gioco uscito, mi pare, l'estate scorsa, quindi non ha nemmeno ancora un anno, ed è appunto chiaramente un gioco fatto per onorare quelle che erano appunto quelle tipologie di giochi che ha ancora, quella tipologia di giochi che ha ancora tantissimi estimatori, tra cui il sottoscritto. E dunque, Sea of Stars è un gioco che, come detto, non è fatto dai giapponesi, però se conosci il genere, caro Pier, non lo diresti, perché al di là forse della rappresentazione dei personaggi quando parlano, che compare, diciamo, l'immagine con il loro volto, al di là di quella, che non ha proprio la classica mano del manga, no? Come ormai si vede in tutti i giochi giapponesi, cioè gli occhi non sono così grossi e luminosi, però vagamente sì, però non sono così proprio, lo capisci che non è un tratto giapponese. Al di là di quello, tutto il resto invece lo ricorda tantissimo. Tu prima hai parlato di atmosfera, effettivamente questo gioco ha atmosfera da vendere, ed è un'atmosfera che
principalmente si basa sull'accompagnamento musicale, come sempre accade in questo genere di giochi. Ed è un accompagnamento musicale che tra l'altro conta anche tra i suoi creatori un musicista che per me è Dio in terra, che è Yasunori Mitsuda, scusa la pronuncia, non so se sai chi sia. Ne hai già parlato. No, di Mitsuda non credo di aver già parlato. Comunque è l'autore di tantissime colonne sonore, tra cui Xenogear, che penso sia forse tra le mie preferite in assoluto. Nonché Chrono Trigger, Chrono Cross, credo che abbia fatto anche diversi giochi di Mario, forse addirittura Paper Mario, perché adesso ovviamente non ti so dire tutta la sua discografia. Comunque lavora moltissimo anche con Nintendo e ha partecipato alla colonna sonora di questo gioco, che diciamo probabilmente la parte bella è sua, perché il resto non mi ha convinto totalmente come colonna sonora. Alcune cose sono bellissime, altre forse sono un pochino ripetitive. Però al di là di questo abbiamo una grafica invece ovviamente in pixel art, coloratissima, un sistema di combattimento a turni abbastanza elaborato, però non particolarmente complesso, nel senso che è assolutamente alla portata di tutti, e come gioco è fondamentalmente abbastanza infantile, perché così sono anche i giochi alla Chrono Trigger, se vai ben a vedere. Non sono dei giochi che hanno delle meccaniche complesse che richiedono chissà cosa. E devo dire che questo gioco mi ha abbastanza intrattenuto per le prime ore, poi ho incominciato a sentire una certa stanchezza, perché comunque non c'è una grandissima varietà. Il gioco va avanti abbastanza lineare, anzi molto lineare, anche le esplorazioni dei vari dungeon, che sono ricchi di interruttori da premere, porte segrete da aprire, eccetera, alla fine però sono molto molto lineari, cioè nel senso che a un certo punto se non riesci ad andare avanti se non sblocchi tutto quello che c'è da sbloccare, quindi ritorni leggermente sui tuoi passi e trovi quello che magari ti era sfuggito in un primo passaggio. Ci sono le classiche cose da gioco di ruolo giapponese, quindi c'è il minigioco della pesca, c'è la possibilità di parlare un po' con tutti i personaggi che popolano i vari paesini, ci sono i boss di fine livello, c'è tutto quello che deve esserci in un gioco appunto che non presenta nulla di particolarmente innovativo, ma lo fa molto molto bene, molto molto carino, molto molto divertente, quindi io mi sono divertito, non l'ho portato a termine, non so se lo farò sinceramente, perché è anche piuttosto lungo, ci vogliono una trentina di ore per finirlo, io sono pressapoco a metà e ho incominciato a sentire una certa stanchezza, però se ti piace il genere è un gioco che assolutamente vale la pena di essere giocato. Tra l'altro ho guardato le recensioni su internet, ne parlano tutti benissimo, per cui probabilmente sono l'unico che dopo un po' si è incominciato a stufare. Tu penso che non avrai neanche toccato con un dito un gioco di questo tipo, caro Piero. No, questo qua è un titolo che, come hai detto tu, è uscito l'estate scorsa, anzi quando hai detto nemmeno da un anno io ho pensato quindi è già vecchio. Ma lo sai che è difficile che giochi con i day one, no, quindi va benissimo assolutamente, se no non ci chiameremmo Retro Gaming Lives addirittura. E tra l'altro questo è un gioco che di retro game ha tantissimo, per cui tantissimo, a partire dall'impostazione grafica e soprattutto dall'atmosfera. Quando è uscito questo titolo è stato uno dei pochi titoli che secondo me in maniera assolutamente lungimirante Sony ha messo sul Plus, quindi era già gratis per PlayStation Plus quando è uscito. A me avevano mandato il codice, cosa che tra l'altro hanno ripetuto con il gioco che per ora è sulla cresta dell'onda, non so se sentite parlare di quel Metroidvania Animal Well. Sì. Anche quello è diciamo per gli utenti, non so se sia Plus o Extra, comunque è gratuito, quindi come fu anche Sea of Stars, e Sea of Stars è stato un gioco osannato dalla critica e apprezzatissimo dal pubblico, quasi come una sorta di rinascita delle atmosfere dei giochi di ruolo classici appunto dell'era 16-bit, per cui mi sarei aspettato da te un giudizio entusiastico. Ma io sono, perdonami Piermarco, io quando l'ho iniziato ero al settimo cielo, perché ha effettivamente tutta quell'atmosfera di quel genere e di quel periodo, appunto le musiche come ho detto tra l'altro contano di musicista di primo ordine, la grafica è colorata, spensierata, sono quei giochi che hanno nel loro infantilismo, perché sono infantili in un certo senso, hanno quella gioiosità che ti fa venire voglia di giocare, di andare avanti, di sconfiggere il male, perché poi alla fine sono tutti giochi in cui tu sei l'eroe che devi sconfiggere il male, in questo caso sono due eroi più un paio di personaggi di supporto. E
però forse perché ho una mia età, forse perché ho giocato a tanti giochi, forse perché i combattimenti, pur avendo un sistema sotto certi aspetti innovativo, però non sono mai snellissimi, non sono mai velocissimi, e ho cominciato a sentire un po' di stanchezza a un certo punto. Forse manca di quel qualcosa in più, magari quei minigiochi che ogni tanto vanno inseriti anche per dare un pochino più di varietà al gioco. Secondo me quello manca. Ma non è un... non sto dicendo che non sia un bel gioco, assolutamente. Ok. Quindi per me è un gioco assolutamente da provare. Poi se uno ha la possibilità di giocarci gratis, assolutamente deve scaricarlo e provarlo. E diciamo che anche da un punto di vista della trama non è che abbia inventato chissà cosa, però è gradevole, assolutamente. Io sinceramente trovo i giochi dell'epoca forse un pochino più ispirati di questo Sea of Stars, che da un punto di vista grafico è meraviglioso, ma da un punto di vista dei personaggi, della storia, dei dialoghi, forse si sente che non c'è la mano giapponese, diciamola così, ok? Perché la mano giapponese comunque secondo me in questo tipo di giochi è fondamentale, e io un pochino l'ho sentita la mancanza. Vabbè, prima hai citato Chrono Trigger, un titolo che abbia una trama come quella non credo sia facile da trovarsi, a proposito non solo Chrono Trigger, oltre alla trama comunque aveva una dovizia di particolari, c'erano tantissimi piccoli aspetti di questo gioco che uno scopriva a mano che giocava. Mi sembra che questo Sea of Stars sia fin dall'inizio abbastanza chiaro di che cosa ti offre, e non mi sembra che abbia mai introdotto in 15 ore di gioco delle novità per cui dici ah ecco adesso c'è da fare anche questa cosa. Poi magari mi sto sbagliando, dovrei portarlo a termine, non è detto che non lo faccia, però forse non so, anche la partenza non è così subito a 100, ci ha messo un po' a partire, c'è tutta questa fase preliminare in cui ti fanno vedere come mai gli eroi da bambini sono diventati degli eroi eccetera, forse non ha, ecco, forse manca un po' di quel ritmo, sì, sai, no, quel... Sì. Vabbè, quindi come nel puro stile Elder Barabba, se tu lo avessi recensito ai tempi ti saresti distaccato dal coro entusiastico, perché dove gli altri magari gli davano 8,5 piuttosto che 9 piuttosto che 8, immagino di intuire che tu non saresti andato oltre il 7,5. Sì, direi di sì, ma ripeto, questi però sono i miei gusti personali, io non cerco mai di essere oggettivo, sono sempre molto soggettivo e cerco sempre di replicare quella che è la mia esperienza. Se io dopo un tot di ore ho incominciato a subire un po' la ripetitività, soprattutto dei combattimenti, vuol dire che tutto sommato potevano fare di meglio, ecco, questo è il mio punto di vista. Poi naturalmente spero che qualcuno dei nostri ascoltatori voglia intervenire e dire no, guarda Roberto non capisce assolutamente una mazza, e è molto meglio di qualunque altro gioco abbia giocato fin dall'epoca del NES, per cui beh, ne sarò felice se qualcuno me lo dirà, anzi mi farebbe piacere discuterne. Sarà difficile, invece questa cosa non l'hai registrata sulla colonna sonora. Diciamo che la colonna sonora si sente che non è di matrice giapponese, ma lo è in alcune cose, cioè ci sono proprio dei brani che lo senti che sono di matrice giapponese e quindi immagino di chi siano, altri che invece hanno un qualcosa di già sentito che alcuni brani sembrano un'imitazione di quella che è la colonna sonora di un RPG giapponese, altri brani invece sembrano genuinamente io però non ho la tracklist e non ti so dire quale brano è di chi, magari il lavoro migliore l'ha fatto il personaggio che viene dal Canada, questo non te lo posso dire, però sì, ho notato anche qui qualcosa che stonava, ecco, diciamo in questo modo, visto che parliamo di musica. Dunque in linea con il resto della direzione artistica, no? Cercare di seguire la falsa riga dei classici giapponesi credo che sia proprio una scelta stilistica evidente. Evidente, sì, comunque dal punto di vista grafico è meraviglioso, ci sono degli scontri, delle immagini bellissime. C'è la mappa del mondo invece fatta proprio nel classico, se va proprio di vedere Suikoden, non so se lo ricordi, quello per il Super NES, e però ovviamente coloratissima, piena di oggetti in parallasse, insomma è una grafica di quel tipo ma fatta veramente benissimo, assolutamente niente da dire, da un punto di vista grafico è delizioso questo gioco. Tra l'altro, visto che parlavamo di colonna sonora e di compositori, tra questo e quello di Disgaea chi preferisci? Allora direi che la colonna sonora di Xenogear è inarrivabile, per cui direi Mitsuda, però la genialità
di Tenpei Sato è inimitabile, è inimitabile, è inimitabile. Infatti io a Tenpei Sato gli ho scritto una mail e mi ha anche risposto, a Mitsuda no, ecco. questo dovrebbe dare la cifra di quanto consideri uno e l'altro, anche se Uematsu fa il Matsu. Sì, vabbè, ma lui è, diciamo, su un altro livello ormai, è forse anche di un'altra generazione, diciamo. Sì, però Uematsu, Uematsu fa tutti il Matsu, certo. Esatto, vabbè. Che simpatici che siamo, caro Pierman. Tra l'altro, a proposito di colonne sonore, faccio un saluto a Winifred Phillips, che ha fatto la colonna sonora di Wizardry, tra l'altro ha già vinto un po' di premi. Quello ci voglio giocare a Wizardry, assolutamente. Sì, è una bravissima compositrice e abbiamo il contatto su Facebook, per cui ci facciamo gli auguri quando facciamo i compleanni e cose così, e sono proprio contento perché sono rare le donne nel campo della composizione musicale. Scusa, come si chiama? Che sono curioso di vedere che colonne sonore ha fatto. Si chiama Winifred con Winifred, sì? Phillips, come la Phillips. Philips, vediamo un po' se la trovo. Non la trovo sulla Wikipedia, andrò a cercarla altrove. È giovane comunque. Mm-hmm. Vabbè, comunque guarda, quello è un gioco che mi interessa, quindi avrò modo assolutamente di ascoltarla prima o poi. Vabbè, sì, lo recensiamo magari nella prossima puntata. Se vuoi parlarne, guarda, ne sarei felicissimo. Quindi se puoi giocarci, perfetto. Eccola qua, l'ho trovata, Winifred Philips. Va bene, dai Pier, io ho detto abbastanza cose brutte su questo gioco, in realtà volevo parlarne bene perché comunque è un bel gioco, quindi provatelo, cari ascoltatori, assolutamente provatelo, non fatevi ingannare dalle mie perplessità. Che è sempre pulbero il nostro... Ma mi piace anche essere critico, sì, io non riesco a... Se una cosa mi piace non riesco anche a non tirare fuori quelli che sono le cose che secondo me potevano essere fatte meglio, se invece una cosa non mi piace di solito non ne parlo neanche. Sì, no, ma è giusto, è giustissimo. Ci mancherebbe. Quindi possiamo passare al tuo titolo finale di questa puntata. Cosa dici? Abbiamo giusto ancora una decina di minuti. Yes, il mio titolo finale, che è una fantastica avventura grafica, quindi nel più squisito stile pixel art degli anni, fine anni 80, inizio anni 90, però è una produzione assolutamente indie, credo che addirittura l'abbiano fatta in due, ed è una sorta di thriller con nuance un po' horror, che sta un po' tra il giallo alla Hitchcock e il romanzo un po' inquietante alla Stephen King. Si chiama Loretta. Come Loretta Goggi? Vabbè, dai. È un titolo che è uscito già da almeno un annetto su PC, ma che è arrivato anche su almeno PlayStation 5, dove l'ho provato io, di recente. Mm-hmm. Ed è un gran bel titolo perché la storia è interessante, la protagonista è interessantissima, e l'approccio che ha alle classiche dinamiche del genere avventura grafica è un approccio molto, molto user friendly e molto easy going, perché di fatto dove eravamo abituati alle classiche avventure o in stile Lucas a base di lateral thinking di tutti i tipi, o ancor peggio in altri casi dove c'erano enigmi con una logica astrusa e tutta personale, qui fondamentalmente gli enigmi sono pochi, il gioco è molto scorrevole, molto naturale ed è chiaramente un'esperienza fondamentalmente narrativa. Ciò che lo rende interessante è innanzitutto una direzione artistica che si vede che ha una sensibilità moderna, quindi c'è questo contrasto che peraltro è armonizzato molto bene nel gioco tra questa grafica in pixel art molto grezza, quindi non è un pixel art fine, è una pixel art a pixeloni. Sì, con colori anche un po' impastati, mi pare di capire. Esatto, è comunque una pixel art a 16 bit, però diciamo molto grezza e che quindi sembra veramente dei tempi che furono, dove però ci sono inseriti degli effetti, un commento sonoro e degli effetti anche proprio visivi, perché ci sono degli schermi in intermezzo dove ci sono particolari luminosità piuttosto che movimenti che sono invece assolutamente moderni, quindi sì, è come se fosse un'avventura grafica degli anni 80-90 realizzata con una sensibilità piuttosto moderna e questo secondo me la rende interessante, a parte la narrazione assolutamente avvincente e la trama da thriller meravigliosa, perché di fatto tu sei questa sorta di casalinga frustrata che viveva a New York e che poi, sposandosi con una specie di scrittore,
che insomma un personaggio un po' losco è costretta per motivi di, chiaramente di quieta convivenza. No, proprio per motivi di soldi. Ah, di soldi. Trasferirsi nella fattoria di famiglia, nella casa di famiglia di lui, dei genitori di lui che non ci sono più, e che è una sorta di fattoria dispersa nel mezzo del nulla nelle campagne americane, e quindi passa da una vita, diciamo, interessante a una vita piatta, monotona e noiosa, che la frustra parecchio, e come se ciò non bastasse, scopre anche che il marito la tradisce. Che il marito la tradisce con una cameriera del paesello, e quindi a un certo punto decide di ucciderlo. E, scusa, e questa poi è la protagonista, quella che guidi tu? Esatto, e dall'inizio il gioco, perché in realtà il gioco è una sorta di flashback, perché comincia con un detective privato che viene mandato da delle persone appunto di New York, perché comunque il marito lavorava in collaborazione con una casa editrice di New York, che chiaramente sta indagando sulla scomparsa del marito e che va a farle delle domande, e da lì poi inizia, diciamo, il gioco, dove tu hai la massima libertà, a parte appunto l'incipit del fatto che sei un'assassina, perché io ho provato a evitare di ucciderlo ma non c'è stato verso. Lì non hai libertà di farlo, devi ucciderlo per forza, quindi inizi facendo l'assassina, anche se il gioco è intelligente nel farti vedere cosa sarebbe successo se fossi veramente riuscito a evitare di uccidere il marito, e siamo proprio all'inizio del gioco, però da lì in poi gli eventi precipitano, e quindi bisogna vedere se a questo omicidio ne seguiranno altri, per cercare di in qualche modo depistare chi sta indagando, chi si mette sulle tue tracce, oppure se riuscirai a farla franca, perché poi chiaramente l'obiettivo della protagonista è quello di, avendo scoperto pure che il marito ha una ricca polizza sulla vita, anche di incassarsi il premio, giustamente, riuscire a prendersi i soldi a New York, o quantomeno ad andarsene via da lì. Ed è un titolo che, secondo me, a parte questa idea molto interessante, cioè di metterti nei panni di una donna e per di più assassina, è anche realizzato in modo piuttosto coinvolgente, perché non ti fa pesare la componente degli enigmi, dell'avventura grafica, che di fatto sono praticamente risibili, nel senso che sono veramente minimi come enigmi, giusto il minimo per farti proseguire nell'avventura, per cui fila piuttosto liscio. E la cosa che poi può renderlo rigiocabile è il fatto che ci sono finali diversi. A seconda delle scelte che fai, soprattutto nei dialoghi, nel come decidi di comportarti in varie situazioni, ci sono proprio finali diversi, e quindi questo lo rende anche abbastanza rigiocabile. La colonna sonora è meravigliosa, anche perché ci sono anche brani di musica classica particolarmente azzeccati come commenti in diverse fasi del gioco. Il gioco è diviso in capitoli, inframmezzati da minigiochi in cui magari devi costruire dei puzzle che rappresentano delle foto che hanno a che fare con i ricordi della protagonista piuttosto che con quello che le sta succedendo, e ci sono anche delle situazioni in cui sembra che tu sia da uno psichiatra o da uno psicologo che ti fa vedere delle immagini che devi interpretare. Insomma, è un titolo che sarebbe piaciuto sia a Hitchcock che anche a... Quindi è psicologico anche, dici? Sì, è un thriller psicologico con delle venature horror, perché comunque vuole avere anche questa un horror chiaramente dato da non da particolari macabri, ma diciamo da una certa ansia che scaturisce dalla natura di quello che succede, quindi della storia, della trama che si sviluppa nel gioco. Interessante, sto guardando le immagini e sì, graficamente forse anche un po' fastidioso, tanto è grezzo, però ha un suo perché. Sì, perché come tutti i titoli che sono poco... ci sono dei punti in cui è molto caratterizzato, no? In cui è molto visivo, dei primi piani per esempio, che sono staccati da quello che è il normale flusso di gioco della protagonista piuttosto che di altri personaggi. Però in generale, durante il gioco, quando proprio cammini con questa classica visuale laterale delle avventure grafiche degli anni 90, è proprio volutamente grezzo, perché questo, secondo me, lascia ancora di più all'immaginazione di chi gioca, no? Riempire un po' questi grossi pixel e questi vuoti
con particolari che vengono fuori dalla tua immaginazione, ed essendo un titolo comunque si basa sull'atmosfera e sulla trama, è anche una buona scelta, perché poi quando vuole impattare con vari effetti visivi lo fa. Mm-hmm. Interessante. Sì, le immagini le sto guardando. Questo mi piacerebbe giocarci. Anche questo su PlayStation 5? Esatto. Ah, vediamo quanto costa, così, per curiosità. Loretta. È un gioco budget. Non lo trovo su PlayStation Store. Sì, c'è. Non me lo dà. Si scrive normale, no? Come persona normale. Non lo trovo. Sarà per PlayStation 4, forse? Boh. Può essere. Vabbè, poi ci guardo. Comunque, è interessante. È lungo? No, non credo che ci voglia molto a finirlo, vero? Ma io sono già due o tre sessioni che ci faccio, da un'oretta l'una. E sei più o meno a che punto? L'oretta dura più di un'oretta. No, è difficile dire a che oggi punto. Oggi sei veramente divertentissimo, oggi per me. Direi che sono al 50%, perché poi ti fa vedere la lista dei capitoli e c'è l'ultimo che si chiama Endings, e più o meno dallo spazio che intercorre dal capitolo in cui sono arrivato a Endings ce n'è ancora un altro 50%. Ok. No, comunque la trama è piena di colpi di scena, è un gioco pieno di misteri, perché fondamentalmente tu scopri delle cose che non sapevi sul marito, a partire appunto dal fatto che ti tradisse, dal fatto che avesse questa polizza, e ci sono queste trame che si infittiscono con personaggi che si sovrappongono, perché di fatto il marito aveva questa fattoria e affittava i terreni ad altre persone, per cui ti arriva per esempio il vicino di fattoria che è un ricco possidente che ti vuole fare causa perché dice che, diciamo, l'utilizzo del tuo terreno porta i suoi confinanti a soffrire di siccità e cose di questo tipo, perché poi c'è pure un pozzo che tra l'altro è quello dove butti il cadavere del marito, ma non sto facendo spoiler perché tanto è proprio un dato di fatto dell'inizio del gioco. Quindi non sfigurerebbe né come romanzo né come film, col vantaggio che qui, essendo un gioco, quindi essendo interattivo, è bello interpretare, cioè non è comune oltretutto nei videogiochi, è bello interpretare l'assassina, anche perché è un'assassina che di fatto ha delle motivazioni, non è una pazza furiosa, certo, non è neanche normale. Però diciamo che non è immotivata nelle sue cose, anche se poi sei tu che decidi come farla comportare, quindi se farle avere degli accessi di rabbia omicida piuttosto che farla essere assolutamente ragionevole. Io la sto giocando interpretando il personaggio, e quindi la mia è una loretta buonissima. Mi fai ridere quando interpreti le donne, caro Pier. No, se io avessi potuto avrei evitato di uccidere il marito. Quello me l'hanno fatto fare comunque, perché mi hanno fatto vedere cosa sarebbe successo se non, ma poi in realtà l'ho fatto e quindi me ne devo stare, perché vabbè, su quello si fonda il gioco. Però hai la libertà, a parte questo discorso, di interpretare il personaggio come meglio è nelle tue corde. Mm-hmm. Chiaro. Va bene, Pier, dai, abbiamo anche visto questa loretta che è un po' particolare ed è molto retro gaming, assolutamente, per come è prodotta e per quello che ha ad offrire. E quindi direi che oggi abbiamo parlato di titoli nuovi, ma siamo stati molto, molto retro gaming. Cosa ne dici? Beh, sì, Sam Shock è un gioco del 94, poi tu ci hai messo Sea of Stars. Che sembra un gioco del 90 come grafica. Indica che comunque ha queste fasi in pixel art, sì, che molto, molto. Sono degli omaggi a classici come Pac-Man piuttosto che Frogger, sì, o in platforma la Super Mario. E questa loretta che sembra un Gabriel Knight come grafica, siamo a quei livelli lì più o meno. No, ma neanche, è anche più grezza. È anche più grezza, dice. Sì, perché è proprio una ricerca del voler essere approssimativi per darti la possibilità di riempire con la tua immaginazione. È un po' quello che era stato fatto ai tempi, non in maniera così forte, però l'avevi inaugurato un po' questo stile veramente grezzo. Non so se ci avevi giocato a quel gioco che era uscito anche su Android, che era un'avventura grafica, quella proprio scopertamente horror, un po' alla Edgar Allan Poe barra Lovecraft. E che gioco era? Ti ricordi il titolo? Allora, sì, si chiamava The Last Door. Tra l'altro ne erano uscite due stagioni, Season 1 e Season 2. Mai sentito, devo essere sincero. Era un gioco horror, esatto, avventura grafica.
Esatto, un gioco nato proprio horror, un gioco nato su smartphone e poi portato anche su PlayStation, per cui c'è anche su PlayStation. E quello ha veramente, ancor più di Loretta, una grafica volutamente pixel art, talmente grezza, che almeno Loretta è quasi un 16 bit, mentre questo è proprio praticamente un 8 bit. Sì. Però l'idea è proprio quella, cioè è quella di voler dare questa specie di disorientamento visivo, perché poi dà anche fastidio per quello a cui siamo abituati oggi di risoluzione, di dettaglio, è quasi come un perdere diottrie o non essere totalmente in bolla, no? Nel vedere questi pixel così grossi, però ti aiuta a riempire i vuoti con l'immaginazione e quindi immaginarti qualcosa di realistico. Capisco. Va bene Pier, dai, direi che quindi siamo arrivati oltre la nostra oretta di trasmissione, abbiamo parlato quindi di quattro titoli che a me interessano tutti quanti, appunto perché sono molto retro gaming, e spero che i nostri ascoltatori siano abbastanza d'accordo con noi e spero anche che qualcuno li provi questi giochi. Mi piacerebbe avere dei feedback sui giochi di cui parliamo per capire almeno se chi ci ascolta più o meno dà credito a quello che diciamo noi o se invece ha delle opinioni completamente diverse. Caro Pier, quindi siamo a conclusione, cosa facciamo? Salutiamo e rimandiamo alla settimana prossima i nostri ascoltatori e ovviamente li invitiamo ad ascoltare la bellissima sigla di questa sera. Perfetto. Ti era piaciuta quella musica classica? Tantissimo. Sì, era più che classica, era proprio barocca. Sì, era quasi un'operetta, non so come dire. Esatto. Era veramente, veramente notevole, guarda, è uno dei brani che forse è riuscito meglio, perché aveva anche una buona sonorità e il cantante è veramente, veramente bravo, devo dire. Sentirai la sigla di stasera, penso che metterò una cantante donna per variare un po'. E quindi cari ascoltatori, grazie per l'ascolto, questa era Retro Gaming Lives, un salutone da Roberto e da Piermarco. Ciao a tutti. Ciao. Ricordare i giochi che ci fanno sognare. Esiste un podcast bellissimo con un buon affiatatissimo che racconta le proprie vite e vite, esperienze, tante partite, videogiochi di anni passati, ma anche quelli appena nati. Conducono la trasmissione con competenza e passione Piermarco Rosa e Roby Babino. Retro Gaming Lives, il podcast per te. Retro Gaming Lives, lo devi ascoltare, non fartelo sfuggire, vai subito a sentire. Retro Gaming Lives, il podcast per te. Retro Gaming Lives, lo devi ascoltare. Questo podcast fa parte del Vintage People Network. E dopo questa bellissima puntata, voglio suggerirti di buttare un ascolto anche al mio podcast. Io sono Lomone e Atariteca è il mio podcast contro la calcificazione dei neuroni. Ogni giorno parlo di retro gaming, storia dei programmatori, aziende informatiche storiche e iconici videogiochi. E lo faccio con un taglio molto irriverente che spero ti piaccia. Noi siamo i Vintage People e se ci ascolti sei vintage anche tu.